Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto per ritornato qui sul mio canale. Oggi siamo di nuovo in cucina, pronti per deliziarci con una nuova ricetta tolkieniana, ovvero la cioccolata calda di Bilbo Baggins, e devo dire che ci sta perché sta diluviando da tutta la settimana, quindi riscaldarci un pochettino fa anche bene. E soprattutto cioccolata per renderci ancora un po' più felici dato il grigiore della città. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. E ti ringrazio di cuore in caso in cui tu vorrai iscriverti così da supportare il mio canale, quindi Hannule Mellon. Per questa cioccolata calda, ovviamente vegana perché io non posso mangiare lattosio, ti serviranno 3 cucchiai di cacao amaro, 1/2 cucchiaini di fecola di patate, dello zucchero di canna o anche quello raffinato. Io utilizzo quello di canna perché lo preferisco a quello raffinato. Un'arancia, cannella, tanta cannella se ti piace la cannella, 2 spicchi di chiodi di garofano, sempre se si dice spicchi, e un po' di noce moscata, 20 g di cioccolato fondente o cioccolato al latte se preferisci. E ovviamente ti servirà l'acqua, dato che sostituiamo il latte con l'acqua, 270 ml. Iniziamo con il cacao, o meglio, prima prepariamo le parti secche. Quindi aggiungiamo prima il cacao con lo scovolino, sempre se si chiama scovolino, aggiungiamo 3 cucchiai di cacao. Tipo, non si può mangiare tutto, no? Così poi è più facile togliere i grumi mentre lo cuoci. Iniziamo con un cucchiaino di fecola di patate, giusto un cucchiaino. Poi in caso non ti piacesse la consistenza direi di aggiungerne un altro cucchiaino. Cerchiamo il più possibile di togliere le parti bianche. Direi che va bene. Un pizzichettino di noce moscata. Per dare quel non so che, la cannella. Prendiamo 2 chiodi di garofano. La paglia. O anche solo uno. 2. Che andiamo a frullare. Togliamo pure i pezzi più grossi perché epic fail, tanto ci serve soltanto per dare un gusto un po' più... Tanto va bene anche la polverina che ti si è creata. Se riesci a farlo scendere. Anche perché non troppo di chiodi di garofano perché sono tossici, quindi non vorremmo mica morire. Ora tagliamo l'arancio, lo spremiamo. Tagliamo a pezzettini il cioccolato e andiamo a scioglierlo prima di aggiungere il cacao. Aggiungiamo leggermente un po' d'acqua giusto per accompagnarlo mentre si scioglie. Il resto lo aggiungiamo dopo col cacao. Aggiungiamo anche un cucchiaio adesso di zucchero. Un attimo dal fuoco, aggiungiamo il restante di acqua, scoliamo il succo di arancia e aggiungiamo il cacao. Ed ecco qui il risultato completo, una cioccolata calda dalla consistenza perfetta per me e mio fratello. Assaggiamo un po'. Cioccolatosa. E in caso in cui ti piacesse molto dolce, ti suggerisco di aggiungere un po' di miele. Io preferisco molto fondente e molto amaro. E niente, con questa ricetta è tutto. Spero che ti piaccia. Fammi sapere se hai intenzione di provarla e di assaporarla e di gustarla. Tanto per riscaldarti con queste giornate un po' meh. Magari un po' di cioccolata calda fa sempre bene. E magari riesci a tirarti un po' su di morale. Fammi sapere cosa ne pensi del video, se hai intenzione di provare la ricetta, e ovviamente se l'hai provata fammi sapere cosa ne pensi, se ti è piaciuta, perché sono molto curiosa di sapere la tua opinione. E se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video,
E io ti auguro una magica e delfica giornata e adesso vado a gustarmi la mia cioccolata. Ciao Mellon e grazie di aver cucinato con me anche oggi. Ciao!